Bellissima sta musichetta, eh? Buonasera a tutti. Eccoci qua. E per problemi tecnici, purtroppo, Silvia, sappiamo che siete collegati tutti per lei, però non è riuscita purtroppo a collegarsi, quindi vi dovrete accontentare di me e del buon Armando. Noi abbiamo pensato di mantenere comunque il tema, di chiaramente personalizzarlo a nostro modo. Se avete domande, se volete già indirizzarlo in qualche direzione precisa, ben volentieri. Tanto Armando è molto preparato, gli piacciono molto i metaserci, quindi Assolutamente sì. questa sera vedremo come funzionano appunto un po' questi metaserci, quali sono le novità dal mondo Google. Sappiamo che ci sono parecchie novità, no, con Google Hotel Ads, e noi abbiamo pensato appunto di impostarla un po' su questo tema, su come sfruttare, tra virgolette, la possibilità di avere una visibilità a bassissimo costo, visti i costi dei click di oggi, le varie possibilità che ci sono con il pay per stay piuttosto che per il pay per click. Insomma, tutto il mondo legato a Google, ai collegamenti col Booking Engine, con i Metasearch. E poi, se Armando, chiaramente, che è l'esperto del settore, ci dirà qualcos'altro in più. Che ne dici, Armando? Ti piace? Sì, mi piace, i meta mi piacciono un po' meno, però per una serie di ragioni che adesso magari vediamo. Allora, quando parliamo di meta motori, chiaramente c'è da fare un piccolo passo indietro per capire un po' perché nascono i meta motori e perché si sviluppano e che senso hanno, no? Cioè il meta search puro è un comparatore prezzi, quindi è un sistema che permette di comparare le tariffe e disponibilità di un albergo sui vari canali di distribuzione, quindi sono dei sistemi che in tempo reale vanno a fare delle query, delle ricerche per vedere se ci sono delle OTA o altri canali che distribuiscono quella struttura a un prezzo più conveniente. Qui diciamo che un po' il punto di riferimento sul mondo del metasearch è proprio la complessità della distribuzione che c'è oggi. È chiaro che se un albergo non è presente su tanti canali, non è presente su tante OTA, avrà una distribuzione molto più semplice, quindi forse il metasearch neanche hanno tantissimo senso, no? Nell'analisi del funnel di marketing. Poi si sviluppano maggiormente i metasearch quando c'è appunto una distribuzione molto articolata e soprattutto se questa distribuzione è molto aggressiva, perché poi quando parliamo di distribuzione online noi pensiamo sempre a Booking, Expedia e pochi altri, ma in realtà sono tantissimi tutti gli intermediari, i tasselli della distribuzione che hanno a che fare con le strutture ricettive, magari OTA che sono presenti in altri paesi, o wholesaler o rivenditori che magari rivendono tariffe che forse neanche dovrebbero vendere. Quindi c'è una serie di criticità all'interno della distribuzione e i meta vivono proprio su questa complessità del mondo della distribuzione. Il meta motore puro, tra l'altro, lo dice la parola stessa, è un comparatore prezzi, quindi mi mostra l'elenco di tutte le possibili punti in cui posso acquistare quella struttura ricettiva al prezzo più basso possibile. Quindi il meta nasce un po' con l'idea del risparmio. Questo chiaramente poi si sviluppa anche a seguito della famosa abolizione della clausola della parity rate, chiaramente, perché diciamo in un mondo con la parity rate, teoricamente, poi non era affatto vero, però teoricamente le OTA imponevano questa clausola e quindi la parità tariffaria e di servizio doveva essere allineata su tutti i canali e sul sito della struttura tramite il canale diretto. Ora non c'è più questa cosa da un po' di anni. E quindi l'albergo che vuole applicare logiche tariffarie, e quindi qui più il mondo diciamo di Bruno un po' aggressive, magari andando a stimolare nuovi canali, a stimolare nuove country con geolocalizzate, con altre attività che si possono fare, permette appunto di comparare il prezzo. Ora, come meta motore puro, io solitamente utilizzo Trivago, che è un po', se vogliamo, quello più noto. Non è utilizzatissimo, almeno per il mercato italiano, lo utilizzerò un po' di più magari per il mercato in lingua tedesca e qualcosa per il mercato in lingua inglese. Ed è secondo me il comparatore più puro che esiste. Perché questo? Perché è il modello che appunto va a confrontare tutti i prezzi disponibili nel mondo per quella struttura ricettiva sulle varie OTA. Quando si parla di Google, se ne accennava prima, molti pensano che Google sia un metamotore. In realtà non è del tutto vero.
questo aspetto, perché è vero che Google sta diventando sempre più un distributore di hotel. Quando cerchiamo una struttura sulle mappe o nella scheda di Google My Business o in tutto l'ecosistema di Google per il travel, è chiaro che Google ci mostra i prezzi dell'albergo e sono prezzi solitamente che Google si va a prendere un po' dalle OTA e da altri canali, no? Quindi funge un po' da metamotore. Però in realtà questo modello per Google è puro advertising, perché non mostra i prezzi dando priorità alle OTA o i siti che vendono a tariffa più bassa, ma in realtà sono le OTA stesse, o anche noi, anche il nostro singolo albergo chiaramente, che fa degli annunci sponsorizzati per finire dentro l'ecosistema, dentro il mondo di Google. Quindi l'ordinamento dei prezzi, delle tariffe, nel metamotore puro è in base a quello che costa di meno, la tariffa più bassa. Nell'ecosistema di Google in realtà non funziona così, ma c'è un meccanismo di annunci, di aste, insomma il classico modello di Google advertising, il modello storico è sempre basato sul modello pay per click, che poi evolve nei vari pay per stay, nei vari modelli diciamo un po' più avanzati, però Google ricordiamoci sempre che vende pubblicità, vende visibilità, quindi non sta realmente confrontando tutti i prezzi, ma mostra sicuramente in maniera prioritaria i prezzi, le tariffe delle OTA o dei canali che investono di più, che vogliono spendere di più per rendere visibile il proprio annuncio e quindi portare le persone a prenotare poi sui rispettivi siti. Quindi insomma è un passaggio sottile, però è molto importante, perché Google è una piattaforma pubblicitaria e resta una piattaforma pubblicitaria. Io penso, aggiungo Armando, che una grande svolta c'è stata proprio in questo ultimo periodo con Google Hotel Ads. Tu hai fatto bene chiaramente a chiarire un po' com'è effettivamente la situazione per i meta search. È chiaro che Google non è un meta search, ma appunto la maggior parte delle ricerche vengono fatte direttamente lì. Quindi come possiamo inserirla adesso rispetto al passato? C'è la possibilità di collegare quasi tutti i booking engine italiani, o comunque molti dei booking engine, per farla apparire nella scheda My Business che c'è di solito a destra, giusto? Nelle ricerche, quando ci sono le ricerche di Google. Quindi noi appariamo lì. E anche io penso che se si tratta di come dicevi tu bene, di chi paga di più, effettivamente molto spesso appare comunque il booking engine per primo, quello diretto della struttura, perché per qualsiasi motivo pare che Google abbia l'interesse di far comunque vedere il sito diretto come primo risultato. Allora sì, qui dipende molto dalla tipologia di attività che si fa, perché ad oggi l'attività di promozione sul mondo dei meta di Google è un'attività che l'albergo può fare passando tramite un intermediario, che solitamente è il booking engine, o come lo chiama Google, il partner di connettività di un'azienda che manda a Google tutto il feed di dati sui prezzi, disponibilità dei prossimi mesi, in modo che Google abbia questi dati dentro l'ecosistema di Google e li mostri quando l'utente fa delle ricerche sulle mappe o su My Business e tutto il resto. Quindi deve esserci questa connessione, e oggi le campagne sul mondo di Google per questa tipologia di inserzioni devono essere fatte tramite lo strumento di Google Hotel Ads, che è la piattaforma di Google nella versione specifica per le strutture ricettive. E non è Google Ads classico, quindi non scordiamoci tutto l'ecosistema delle keyword, gli annunci, tipologie di corrispondenza, site link, estensioni, quel mondo lì è un'altra cosa. Qui parliamo di advertising basate fondamentalmente sulla data e sul prezzo, perché l'utente inserisce le date che gli interessa per nottare nel suo calendario e vengono mostrati i prezzi che Google chiaramente ha ricevuto dal partner di connettività. Questo modello è un modello pay per click, quindi ci sarà l'albergo che deciderà che tipologia di offerta fare per click. L'albergo, attraverso questo partner di connettività, quindi la campagna ad oggi deve essere sempre fatta tramite questo partner, che deciderà che tipologia di offerta fare. E la cosa interessante, forse una delle cose più intelligenti, più utili del mondo del meta search, è che possiamo variare la visibilità sui vari mercati. Quindi, ad esempio, adesso il mercato americano non arriva in Italia perché ancora ci sono tanti blocchi a Torino, benissimo. Ha senso mostrare un annuncio su un mercato statunitense se questo mercato non vediamo che risponde in maniera molto performante al nostro mercato? Probabilmente no.
Quindi il bello dei meta è anche questo, che io posso spostare l'investimento per area geografica o anche per dispositivo. Posso magari spingere di più l'utente che si collega da mobile, perché so che il mio albergo, per la mia tipologia di struttura e di destinazione, magari è performante meglio dai clienti che sono col cellulare in mano e che mi prenotano last minute, cosa tra l'altro molto anche da fare in maniera molto intelligente anche in questo periodo, tra l'altro, no? Quindi posso creare la mia strategia di marketing mettendomi insieme, proprio analizzando prima i dati, poi mettendola insieme con una strategia di marketing più organica, perché, ripeto, Hotel Ads è un piccolo mondo dentro il grande mondo di Google. Sicuramente ci stanno investendo tanto, sicuramente Google diventerà un player della distribuzione turistica in maniera molto impattante nei prossimi anni. L'abbiamo visto con il modello Pay Per Stay, che è stato rilasciato diciamo durante il Covid, comunque immediatamente dopo il primo lockdown, che sostanzialmente Google sta spostando un po' l'onere verso l'ecosistema di Google. Quindi Google dice: non mi paghi più per click, ma mi paghi solo se un cliente prenota e poi soggiorna, quindi addirittura al netto delle eventuali cancellazioni. Quindi è un modello sicuramente che piace molto all'albergatore, perché un po' ricalca il modello commissionale, se vogliamo, che ben conosce e ben conosciamo tutti, delle OTA, delle varie OTA. Però in realtà alla fine della fiera non paghiamo una percentuale sulla prenotazione, ma il modello resta sempre pay per click classico, quindi è un modo diverso di fatturare, di fare l'operazione di billing da parte di Google, no? Però è un modello molto interessante. Dipende poi dalla struttura ricettiva, chiaramente. Per destinazioni mare, dove magari il soggiorno medio è un po' lungo, dove l'utente magari c'è una richiesta di preventivo tramite mail, tramite un CRM, lì forse non è lo strumento più adatto. Però per strutture magari in città, che il soggiorno è più breve, dove c'è un po' più di turismo internazionale, se quando ripartirà, insomma, speriamo presto, per queste tipologie di realtà può sicuramente avere senso andarlo a presidiare questa opportunità. Quindi qui la cosa che consiglio è di integrarsi con il proprio booking engine e far attivare le campagne. E quindi questo è, poi fanno delle letti dati e giudicate le performance. Eccoci qua, a grande sorpresa, Armando, abbiamo Luigi. Ciao Luigi, special guest. Non sei bello come Silvia, non ti offendere se te lo dico, però grazie per partecipare, così potrai apportare anche tu il tuo contributo a questa diretta. Non so se hai letto un po' il titolo di cosa era previsto. Allora, stiamo parlando di meta search, quindi quali sono, Armando già ha fatto un po', ha elencato quali sono i meta search, e poi se ha senso presidiarli tutti con diciamo le varie impostazioni. Abbiamo parlato anche un po' di Google Hotel Ads, quindi della novità dal mondo Google, cosa serve per poterlo utilizzare, quindi l'account Google My Business, il Booking Engine o, come diceva bene Armando, un'interfaccia che possa in qualche modo appunto comunicare e far apparire i prezzi della struttura nelle ricerche di Google, di solito a destra dove appare la mappa, chiaramente se c'è l'account Google My Business, e quindi questo è un po' dove siamo arrivati. Armando diceva, aveva introdotto un po' anche il modello pay per stay e pay per click, quindi le varie differenze dal mondo Google, insomma un po' tutte le novità. Tu utilizzi metamotori, come li utilizzi, quali sono quelli che utilizzi e perché? Armando parlava un po' di Trivago, ancora non abbiamo nominato TripAdvisor. Trivago è uno dei più cari, cioè come modello è quello che costa parecchio. Già invece TripAdvisor offre diverse possibilità, ce ne sono tre o quattro diverse, quindi hai modo di apparire in diversi modi, e da quello cambia anche il prezzo, chiaramente, di vendita e la fee che si paga. Sì, allora innanzitutto buonasera a tutti. Io non ho saputo 10 minuti fa di sostituire al volo. Non sapevo neanche, io di solito sono sempre aggiornato nelle dirette di Bruno, perché le seguo tutte, sono un suo fan. Quindi so tutto, però questa qua sinceramente l'avevo persa, perché ogni tanto vado sul gruppo, però quando,
insomma, l'ho persa, quindi non mi sono informato. Poi stamani, poi oggi ero un po', ho viste altre, e proprio oggi che proprio non sapevo bene, cosa stavo parlando. Guarda, proprio una volta che non sono preparato, abbiamo colto. T'abbiamo colto in flagrante. Io ti seguo sempre, quindi so tutto di te, so tutte le cose. Allora, neanche a farla apposta, ho fatto una diretta con Sergio Cirillo, sì, l'altro giorno, sì, su Google Hotel Ads. Io non sono ferrato un argomento, l'ho detto anche nella mia diretta prima, infatti, cioè non conosco l'argomento indirettamente, perché mi è sempre piaciuto smanettare su Google Analytics. Sì. Anzi, scusate, per chi non mi conosce, io entro nella discussione, ma faccio l'albergatore medio, non faccio il tecnico, perché sennò dice questo che hai capito. Quindi io faccio il provocatore, l'albergatore medio, quindi non faccio il tecnico, no, lo dico perché qualcuno mi conosce, dice, ne abbiamo tanti albergatori provocatori che ci seguono anche in questo momento, lo vedo anche, ecco, allora, con me. Io faccio questo è il mio ruolo, diciamo, mi sono preso ora al volo così. E quindi non dirò cose da esperto, ma dirò cose da albergatore, insomma, serve anche quello. Assolutamente. Magari voi date per scontato cose che magari, certo, non sono così scontate, no? Quindi abbiamo fatto questa diretta, appunto, perché anche io volevo sapere di più. Ho chiamato uno Cirillo, no? Che è un po' il si mette a metà tra il revenue e il tecnico, come può essere magari Armando, no? Il tecnico SEO. Più marketing, no? Voi giocate sempre su queste due cose. E quindi mi piaceva questa sua figura, no? E quindi mi ha spiegato un po' abbiamo fatto un po' di domande riguardo questo. Io, lavorando appunto in diretto, avevamo una società di consulenze che ci gestiva i pay per click, perché era già qualche anno, non c'era ancora Google AdWords. Insomma, però un po' di numeri, un po' dalle analitiche di Google, anch'io mi divertivo a vedere, insomma, cosa entrava, no? Perché, come dicevo anche nella mia diretta, dice, ok, hai speso 5.000 euro e ne sono arrivati 50.000, no? Quindi un 10%, quindi buono. Però io da, così, insomma, venendo da fuori, da un po' da ignorante, dicevo, ok, però voglio andare a vedere esattamente chi sono questi 50.000 euro. No? Io lavoro in albergo al mare e soprattutto per quando sono entrati, perché se di questi 50 mi sono entrati quasi tutti per l'estate, no? Luglio-agosto, io mi domando, ma mi serve o non serve? Cioè dare un peso a questo incasso, ovviamente, no? E, più che altro quello, dicevano, e dopo andavo a vedere, magari erano entrati tutti per luglio-agosto, oppure erano entrati dei clienti che conoscevo già, cioè che venivano lo stesso, eccetera, no? E quindi mi chiedevo, ma fino a che punto, no? Poi invece nei metamotori, non, questo per il pay per click normale, questa è un po' una provocazione che vi lancio, io dico agli albergatori, ok, andiamo a vedere quanto ha generato il vostro, diciamo che mettiamo quella budget, no? Non dico quella commissione, e andiamo a vedere, insomma. Perché se di questi 50.000 andiamo a vedere proprio il singolo cliente che ha prenotato tramite questo, perché se come a me è capitato magari quello era il signor Bianchi che ha sempre prenotato direttamente, magari era al telefono con me, io gli dico vai sul sito che mi lasci la carta, torna anche meglio, no? Senza che mi dai la carta, lo invitavo lui ad andare sul sito, magari lui andava su Google, schiacciava hotel e schiacciava sul pay per click e entrava così. Quindi questa cosa, no? No, io ti ripeto, io parlo così, poi mi dici, ma guarda, stai dicendo una cavolata, perché tecnicamente, no, io ti dico quello che penso io, che ero albergatore, il portiere medio, no? E invece mi diceva Sergio che questa cosa con Google Hotel Ads funziona molto meno, cioè, perché essendo, come diceva Bruno, no, sulla destra, no, cioè è difficile che ci vai per caso, no? Cioè è difficile che io sono al telefono e dico signor Rossi vada sul nostro sito e vada a prenotare, oppure il signor Rossi che schiaccia Hotel Splendid e poi schiaccia il pay per click, perché Google Ads funziona molto meno, perché è in una finestrina a parte, giusto Armando? Proprio sì, praticamente, allora,
meno casuale. Allora, quello che dici te è molto interessante. In realtà mi sono anche confrontato con altri albergatori che proprio si parlava anche di questo aspetto, cioè sul fatto di attivare campagne classiche basate sulle keyword e intercettare clienti che comunque sarebbero venuti in maniera diretta. Quindi dice, ha senso attivare le campagne per portare sul mio sito clienti che comunque magari sono clienti fedeli che sarebbero venuti lo stesso da me? Questa è un'interessante considerazione. Poi ovviamente dobbiamo vedere i numeri e capire che tipologia di cliente è questo qui, da come si comporta, tempo di medio di permanenza, bounce rate, tutta la parte, diciamo, analisi tecnica. E quindi quello che dici è assolutamente condivisibile. Il discorso dei meta, c'è una cosa che non ho detto prima, è molto importante, è che le campagne su Google Ads, ex AdWords, che molti lo chiamano ancora così, ma non si chiama più, è, diciamo, un modello classico di advertising, l'utente dove arriva? Una volta che ha cliccato, arriva nel sito, all'interno del sito web, in home page, in una pagina offerte, in una pagina specifica per un servizio, in base a tipologie di campagna. Quindi noi riusciamo anche a capire, se vogliamo, un po' chi è questo utente, no? Te, Luigi, che dici che sei esperto di analytics, chiaramente andrà a vederti da dove arriva, da gara geografica, come si comporta, quale pagina visita, da dove esce, dove entra, se vuoi metterci le mappe di calore, ci metti le mappe di calore per capire come si comporta all'interno della pagina, quindi analizzi un po' anche il dato, no? E questo è molto interessante. Le campagne che invece facciamo su Hotel Ads, quindi nel famoso metamotore, gli utenti che fanno click lì sopra non vanno nel sito web dell'hotel, ma vanno a finire direttamente nel Booking Engine. Booking Engine è solitamente, per le strutture indipendenti italiane, un servizio esterno. Ora non faremo i nomi chiaramente, però i Booking Engine, l'albergo li compra, li acquista solitamente a canone, e lo installa nel sito, no? Con un button, con una call to action, con un widget, con qualche elemento, ma l'utente una volta che fa click lì sopra, solitamente si apre una nuova finestra, un nuovo tab, o un nuovo, diciamo, in base a come viene gestita questa apertura, una nuova finestra, comunque un nuovo sito del Booking Engine in cui l'utente può completare la prenotazione. Questo passaggio è molto importante, perché l'utente che fa click sul prezzo esposto nella parte destra delle SERP, o da dentro le mappe, o da mondo di Google Travel, dal sito tecnicamente non ci passa più, ma a finire dal mondo di Google direttamente dentro il Booking Engine. Questo ha una serie di vantaggi e una serie di svantaggi. Il vantaggio principale è sicuramente che il tasso di conversione dei click sono molto più alti in questa maniera rispetto alle campagne pubblicitarie classiche, perché l'utente che è su Google ha già visto tutto di quell'albergo, ha già visto la posizione perché Google la mette in evidenza, ha già visto le foto, ha già letto le review sia dentro Google che anche aggregando le review presenti su Trip, su Booking, quindi è un ecosistema, ha visto i servizi, cioè c'è tutto ciò che serve per poter decidere. E quindi quando l'utente clicca, tra l'altro anche il prezzo viene esposto, tra l'altro, cosa non indifferente, quindi l'utente che clicca lì sopra è sicuramente più vicino alla conversione rispetto a un utente che su Google invece cerca magari delle parole chiave un po' più generiche, no? Hotel 4 stelle per famiglie a Rimini, boh, quanti ce ne sono? Non lo so, quindi è un utente che ancora forse non ha ancora capito bene quale può essere una struttura adatta alla sua, quindi si trova in una parte, si chiama iniziale, del famoso funnel, no? Il famoso imbuto di conversione. Quindi sono due utenti diversi, con due obiettivi diversi, che si trovano a livelli diversi della conversione. E questo è una cosa molto... molto, molto interessante. L'aspetto negativo qual è? Che completo il discorso, che l'utente, non passando più dal sito, se vogliamo noi ci perdiamo un po' di dati in giro, perché l'utente non naviga più il sito, non vediamo quale pagina va a vedersi, non vediamo quanto tempo trascorre. Abbiamo dei dati del Booking Engine, i Booking Engine, i grossi Booking Engine sicuramente fanno interagire con Tag Manager, con Analytics, fanno includere i nostri dati in modo da aggregarli nel nostro sito tramite il cross domain tracking, scusate i tecnicismi ma sono questi, e quindi riusciamo ad avere un po' tutti il cross domain tracking, non è una cosa che si mangia, sì, riuscire a tracciare le performance di un sito, diciamo, collegato a quello principale, chiaramente. Quindi riusciamo a fare questa analisi, e quindi, diciamo, il negativo è che l'utente non passa più dal sito, quindi quel famoso sito emozionale che abbiamo fatto con queste belle foto, con il video in background che parte con la musichetta, tutte quelle cose fantastiche che ancora si vedono e si vedono di albergo, e secondo me in alcuni contesti stanno anche molto bene, l'utente non lo vede più perché passa dall'ecosistema di Google dentro al Booking Engine, che è proprio la macchina di prenotazione. Quindi se ne parlava anche tempo fa con qualche altro live che ho fatto con qualche Booking Engine, il Booking Engine
dovrà diventare sempre di più una sorta di landing page, se vogliamo, una pagina di atterraggio vera, a tutto tondo, in cui l'utente arriva proprio da questi click fatti dentro dall'ecosistema di Google o da altre attività fatte sui Meta, no? Quindi devono diventare degli strumenti emozionali, con tutte le leve persuasive, il copywriting, le immagini, le call to action, eventuali informazioni su quanti utenti stanno visualizzando quella struttura, cioè tutta la comunicazione persuasiva classica che magari fino ad oggi riservavamo più al mondo del sito e meno al booking engine, che lo consideravamo poco più di un motore, che è così, però oggi è diventato un motore molto più evoluto rispetto a come era nel passato. Luigi, io se sei d'accordo direi standing ovation per Armando, perché penso che meglio di così non sarebbe riuscito a spiegarlo nessuno, cioè in 5-10 minuti ci ha veramente raccontato tutte le novità, le ha riassunte, le ha racchiuse e soprattutto perché è fondamentale avere entrambe le cose, cioè penso che veramente si trovano appunto, come diceva, in momenti diversi, sono studi che poi si fanno anche in modo molto molto diverso, quindi bene, ottimo. Abbiamo un po' di domande. Giuseppe ci chiede: Armando, ma col modello pay per stay paga l'hotel per operare su Google o sbaglio? Sì, paga sempre l'hotel, paga, solo che cambia il meccanismo di calcolo del modello. Mentre col modello pay per click classico io stabilisco un budget, solitamente un budget mensile o giornaliero in base al modello, stabilisco un cost per click, quindi quanto voglio spendere massimo per ogni singolo click, che può essere variabile questa cosa. Questo è il modello classico, poi ci sono i modelli ROAS, target, tanta roba molto più evoluto, però quello classico è pay per click, chiaramente. Google pay per stay funziona alla stessa maniera. Qual è la questione? Che chiaramente Google, essendo il modello pay per stay, deve avere indietro mensilmente un file da parte del booking engine o PMS, si chiama un file di riconciliazione, in cui l'albergatore manda a Google dicendo: guarda, caro Google, io dal tuo modello ho ricevuto queste 50 prenotazioni, ok? Però sappi che queste 5 prenotazioni mi hanno cancellato. Quindi è ovvio che il modello di pay per stay fa leva sulle prenotazioni effettivamente consumate, quindi su quelle veramente erogate e non su quelle prenotate e poi cancellate. Quindi c'è questo file che Google si prende dal nostro PMS, dal nostro gestionale, poi in base alla tipologia di tecnologia che utilizziamo, e praticamente ci storna le prenotazioni no show, quelle che sostanzialmente non sono state poi consumate, e ci chiede poi ovviamente la fee che decidiamo noi. L'altro aspetto interessante è quella che la fee del modello a commissione la decide l'albergo, quindi l'albergo che decide se vuole dare a Google il 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 20%, e ovviamente Google sulla base di questo valore e sulla base di tanti altri parametri, tra cui conversion rate del booking engine, importo della prenotazione, perché non si parla mai di questo aspetto. Il conversion rate mi dice quante persone prenotano qualcosa, ma non mi dicono cosa prenotano. È chiaro che vendere una camera, vendere una camera per un giorno o una camera per 7 giorni avrà dei valori di transato molto diversi, e Google chiaramente, lavorando a commissione, interessa che cosa? Capire quanto potenzialmente può guadagnarci se vede dei soggiorni un po' più lunghi, un po' più strutturati, con degli elementi comunque ancillari dentro. Quindi capite che c'è tanta complessità qui dietro. Però quello che paga è sempre l'albergatore. Ed è un vantaggio questo, perché comunque abbiamo delle prenotazioni dirette. Quindi paghiamo Google per acquisire click e visibilità, per poi generare traffico nel nostro booking engine o nel nostro sito, nelle campagne classiche, e quindi convertirli a clienti diretti. Io una mia curiosità, Armando, che da quando hai nominato i no-show, in realtà ce l'ho da tanto, te l'ho pure accennato qualche volta. Io già vedevo la fatica che faceva Booking a gestire le riconciliazioni e soprattutto i no-show. Io da questo modello non mi immagino o non so come le gestirà Google, cioè nel momento che mi arrivano 20 prenotazioni e poi io gli segnalo 10 no-show, che fa Google? Effettivamente chiamerà queste 10 persone per verificare che siano dei no-show o no? Perché anche lì, non lo so, qualcuno magari furbetto che ci ha pensato dice: ok, lo faccio e provo a mandargli qualche no-show in più, no? Non lo so, la butto così, è una mia curiosità. La risposta non la so, non so dirtela. Io ipotizzo che Google, avendo un modello basato sui dati previsionale,
creerà sicuramente dei cluster di strutture che hanno un target simile, delle caratteristiche simili, e vedrà se il nostro report di conciliazione ha dei tassi di cancellazione molto più alti rispetto a un valore, diciamo, medio-mediano, e nel caso si accenderà qualche luce rossa da qualche parte nell'ecosistema di Google che farà accendere, diciamo, l'attenzione da parte di qualcuno. Io non penso che Google abbia le risorse, la voglia, le competenze di mettersi a chiamare al telefono i clienti, perché Booking, cioè ricordiamoci che Google non è un'OTA e non vuole diventare un'OTA, quindi il lavoro che fa Booking è un altro lavoro. Questo è interessante anche questo passaggio, no? Quindi l'utente che cancellerà è l'albergatore che magari vuole fare furbette, provare a mandare più uno show rispetto al reale, magari i primi glieli passa anche, però secondo me a regime, una volta che il sistema rielabora i dati del cluster di albergo in cui si trova, perché poi ovviamente ragioniamo di cluster, no? È chiaro che un albergo di una certa area geografica, di una certa tipologia, avrà un tasso di cancellazione di un certo tipo, completamente diverso dal bed and breakfast dall'altra parte dell'Italia, completamente diverso da un albergo business vicino alla fiera, e quindi creerà questi cluster basati sui dati, e se qualcuno sfora la mediana delle cancellazioni, succederà qualcosa. Credo che sia così il modello attuale. Luigi, tu l'avevi pensata sta cosa, sta opportunità? Ma guarda, io sto ascoltando Armando perché anch'io voglio capire. Da quello che ho capito, no? Che sta spiegando Armando, cioè io, Armando ha detto, a Google non penso che vuole diventare un'OTA. A me sembra che sembra che Armando stava parlando di un'OTA. Cioè, ora, se non era Google, mettiamo caso che era un'altra, no? Perché ha detto lavora a commissione e lo show che hai detto te, Bruno, quindi no? E quella e quella. Cioè, a me sembra di parlare di un'OTA. Poi è un'altra così, non lo so, poi devo vedere, però a me sembra invece che insomma stia facendo dei passi, insomma, ben distesi verso, no? Perché è da anni che io mi piace smanettare, no? Che da anni che la discesa in campo, la famosa discesa in campo di Google, no? Che è sempre rimasto un po' lì, ma che faccio, no? Ma io ho soldi di Booking, mi piace. Quindi tu ti immagini Luigi anche, che ne so, un genius tra poco su Google genius, c'è già. Ah, vedi? Già, per gli abbonati ai programmi di Google, tipo Google One, chi paga Google per avere spazio, ulteriori dati, quindi è un cliente di Google, magari abbonato a YouTube Premium, è un cliente di Google, ha già delle tariffe riservate per i clienti di Google. Quindi c'è già un sistema interno basato su Genius. Vedi? Cioè io, scusa però, ma te hai detto, no, non mi sembra che entra una volta, però tutte le volte che dici una cosa e alla fine, cioè facendo i conti della serva, qua, io lo vedo, manca poco, nel senso, però... Manca il customer care. Manca, no, pensa, ma questo, allora, ma in realtà, però una cosa, Bruno, ti ho detto, lo show non è che telefonano, no? Ti dici, come faccio a telefonare? Però Google, no? Cioè, volendo, no? Ormai tutti abbiamo un account Google e per tutto, no? Quindi non è che deve chiamare quello e dire, ma te sei andato in albergo, non sei andato, come fa Booking, no? Lui potrebbe automatizzare tutto. Mettiamo caso che l'albergatore con l'account Google, un account Google Business, può gestire anche come se fosse un extranet di Booking, ad esempio, e l'albergatore mette no show, no? Va nell'extranet, no show. Esatto. Non è che Google deve stare a telefonare, può fare un sistema automatizzato, non so se, penso che tecnicamente sia possibile, perché, cioè, fanno cose automatizzato, certo, che arriva un messaggio al cliente, o un messaggio, oppure, cioè, Google potrebbe anche vedere dov'è il cliente in quel momento, no? Ora è una cosa un po' da film, cos'è questi film cyber, non me ne capisco niente, però questi film, no, che sanno dove sei, no, la gente che butta il telefono, cioè Google lo sa dove sei, cioè Google potrebbe, anche lui lo sa che sei lì, cioè Bruno Strati in uno show e Google ti manda, no, Bruno Strati è lì da te, guarda, eccolo lì, cioè per dire, no, cioè un modo lo trova per non telefonare al cliente, perché insomma più mezzi di Booking, cioè io questa cosa la vedo molto, cioè vedo che Google, insomma, io lo vedo un po' passi avanti, secondo me, anche perché nel 2020 purtroppo anche il gettito, cioè gli incassi di Google da parte delle OTA, ovviamente, no, ma che, cioè, è calato tantissimo, secondo me, e quindi
non so, ha deciso di prendere un po' la palla al balzo. No, cioè, me... così da ignorante, però da quello che sento di Armando, me non è che, cioè, non no, è un'ota, ma... esatto, il modello è sicuramente molto, molto simile. Diciamo due questioni. Uno, il discorso del abuso di posizione dominante. Google fa tutto, è un ecosistema di applicazioni, non è più un motore di ricerca, no? C'è Gmail, c'è YouTube, ci sono tutti i vari servizi di archiviazione di dati, insomma c'è un'infinità di servizi, no? Tutti basati però sul discorso legato all'advertising prevalentemente, cioè Google vive di advertising e di qualche abbonamento, di qualche servizio in cloud fondamentalmente, no? Non vuole diventare un'OTA e quindi gestire le prenotazioni pure come fa Booking, anche per questo motivo, perché un domani sicuramente l'antitrust statunitense, l'antitrust europeo si alza e si dice: caro Google, già hai una forte presenza sul mondo digital, adesso che fai? Entri anche in un settore che fino ad oggi non hai presidiato, cioè vendere le camere, gestire le prenotazioni. Questo è un passaggio abbastanza importante, no? Chi fa cosa? E l'altra cosa, aspetto importante, in parte quello che dicevi te, Luigi, che Google ad oggi tra i principali investitori ha sicuramente le OTA, che spendono parecchio nell'acquistare traffico, visibilità e tutto il resto, e Google dice: ma sai cosa, i soldi delle OTA mi vanno bene, però io voglio anche dare la visibilità alle singole strutture, ma non perché Google sia una onlus o un ente di beneficenza, semplicemente perché vuole aumentare che cosa? Gli inserzionisti della pubblicità, che il modello di Google è il modello d'asta, quindi più inserzionisti ci sono, più persone partecipano a questa asta e più aumenta il costo per click, più aumenta il valore che si mette in tasca Google. Cioè Google è un'azienda quotata in borsa che ha da fare dei bilanci trimestrali che crescono continuamente, no? Tra i vari modelli che utilizza è questo, che ad oggi i grossi player, Booking, Expedia, Trivago, TripAdvisor, investono tanto e sono molto contenti. Però Google dice: come faccio a far aumentare il valore di questi inserzionisti buttando dentro più inserzionisti? Ecco perché va direttamente a parlare con gli albergatori e dirgli: caro albergatore, fai le campagne direttamente sul mio sistema, no? C'è anche Booking, c'è anche Expedia, e scannatevi tra di voi, chi offre di più vince il click e lo porto o sul Booking o sul tuo sito. Quindi questo qua è un po' le due questioni principali su perché Google sta facendo questo, no? Abbiamo due osservazioni interessanti. Agostino dice: rimarrebbe un problema però se io gestisco una struttura che ad esempio lascia altissima flessibilità o anche per qualche motivo esterno, problemi strutturali, guasti, recensioni diffamatorie che hanno avuto alto impatto, come farà Google a capirlo? Alla fine una struttura rischia di essere penalizzata e marchiata come inaffidabile pur essendo nel giusto, ovvero quelle cancellazioni le ha avute davvero. Bah sì, beh, qui diciamo che alla fine c'è un minimo di... cioè, parliamo di cose sono abbastanza marginali queste, no? Se noi dimostriamo che le cancellazioni ci sono state, possono succedere gli imprevisti, magari succede un problema nella struttura e quindi arrivano tante cancellazioni, possono essere guasti, appunto, come si dice. Immagino che ci sia un minimo di tolleranza, insomma, credo. Però come diceva Luigi, sì, potrebbe mandarti il messaggino push effettivamente e dirti: sei struttura, stai facendo il check-in. Perché tra l'altro già lo fa. Quindi... fa, no? Con geolocalizzato dice: stai mangiando al ristorante X? Sì, no. Ora, non tutti lo clicchiamo, però chi lo clicca sta dicendo a Google: sono qui. Poi cosa ci faccia Google? Boh, non lo so. Chiaro, chiaro. No, e poi no, giusto... posso dire... Sì, certo, posso... vai Luigi. No. Certo. Scusa, non sono abituato a fare l'ospite, perché guarda, neanche a farla un po', io ho degli informatori, no? Gente, di Google. Gente che... Non posso rivelare, però non posso dirlo perché è un rischio, okay. Visto Google. Allora, stamattina, neanche a farla apposta, ti do questa notizia, non so, e voglio così voglio vedere Armando se la sapeva già. Ti segnalo che Google ha cambiato la policy su GAK, Google Hotel AdWords. Può impostarla anche l'hotel. Ora questo informatore sta vedendo come bisogna fare e poi mi dirà. È una bella novità. La sapevi, Armando? Questa è la cosa sì, di stamattina? No. Sì, la sapevo, e ripeto, no. Google questa roba qui l'ha annunciata anche un po' di tempo fa.
Qual è la questione? È che ad oggi sul mercato europeo, sul mercato italiano, per riuscire a fare l'integrazione, quindi per gestire il mondo di Hotel Ads dentro il pannello classico di Google Ads, servono una serie di prerequisiti, tra cui un account su Google Hotel Center, una connettività tra il partner di connettività e l'ecosistema di Google e una serie di altri valori, ok? Personalmente io non ho visto ad oggi in Italia nessuna struttura che ha abilitato questa cosa, quindi la gestione delle campagne sul Meta di Google dentro il pannello di Google Ads. L'ho vista sul mercato internazionale, l'ho vista negli Stati Uniti, prevalentemente. C'ho varie strutture in consulenza anche lì, e lì lo vediamo, che è già un po' più avanti come attività. Però questa cosa qua sarebbe molto interessante, perché così Google, l'albergatore o il consulente che gestisce le campagne, chiaramente ha un unico ecosistema, dove dentro hai sia le campagne classiche keyword based che le campagne, diciamo, legate al mondo del comparatore, del meta comparatore. Quindi ipoteticamente sì, nei prossimi settimane o mesi speriamo che sia possibile anche qui fare questa integrazione. Da molti booking engine ti confermo che proprio dall'interno dei booking engine già si può fare, se parliamo sempre delle campagne sui metamasoli, ce ne sono tanti che hanno le API così avanzate, il collegamento così avanzato, che riescono a farle fare direttamente da dentro Booking Engine senza il bisogno di andare dentro Google Hotel Ads. Questo è già sicuramente un vantaggio enorme. Vi leggo cosa dice Giuseppe. Secondo me Google farebbe meglio arrestare una valida vetrina per gli hotel con possibilità di far prenotare in hotel. Col post-Covid pensate che sia il momento di disintermediare e andare oltre le OTA? Per chi è? Per me o per Luigi? A chi la vuoi assegnare? Tutte e due, un po' e un po'. Vado io? Allora, aspetta che la riprendo. Allora, sì, allora Google è una vetrina degli hotel. La prenotazione, anche con questo modello, avviene nel booking engine della struttura. Quindi la finalizzazione arriva su booking engine. Poi, per carità, il modello commissionale si avvicina molto al concetto di OTA, siamo d'accordo, però comunque tecnicamente è una prenotazione diretta. Dobbiamo essere in grado, cioè se quel cliente che prenota da questo sistema ha un problema, non chiama Google, chiama noi, perché la camera gliel'abbiamo venduta noi. E va bene così, è un ospite diretto. Poi dobbiamo essere bravi noi a fidelizzarlo, a farlo, diciamo, diventare un cliente repeaters, sicuramente. Col post-Covid pensate che sia il momento di disintermediare e andare oltre le OTA. Sì, ma questa tecnicamente è disintermediazione, ok? Poi possiamo parlarne per ore, se siamo veramente in un mondo molto grigio e borderline, io sono in parte anche d'accordo, non è diciamo la soluzione a tutti i mali questa roba qui, assolutamente. Tutto l'ecosistema deve essere visto di per sé, cioè non c'è il Google che funziona, dobbiamo essere presenti su tutti i canali, no? E i social, e le mail, e Instagram, e fare il piano di content marketing, cioè dobbiamo avere una quantità molto ampia di punti di accesso verso il nostro sito, verso la nostra presenza digitale, perché se uno va giù per vari motivi cambiano le carte in tavola, è chiaro che dobbiamo avere una base da cui ripartire. Questo è poi il vero rischio degli albergatori che si appendono alle OTA, che hanno come canale principale di prenotazione le OTA. Questo è un grosso problema, perché le OTA vanno giù, riducono i budget, alzano le commissioni, possono fare quello che vogliono. Quindi il vero problema della disintermediazione è questo, è evitare di legarsi a un unico grande player, un unico grande intermediario. Ok, ti leggo. Cristiano dice: noi abbiamo molti clienti che gestiscono Hotel Ads direttamente in AdWords. Ok, bene, allora vuol dire che evidentemente siete riusciti a implementarla in maniera corretta. Sì, già l'hanno fatto. Sentiamoci nei prossimi giorni, perché... Poi ho una domanda per Luigi. Luigi, Giulia mi dice: come mai hai sta barba lunga? Ma la barba? No, Luigi, dai. Allora, il problema, cioè io l'ho saputo di venire, mi ha mandato un messaggio Nicola Zoppi, che io ero lì, stavo vedendo un'altra live, veramente, cioè non era una live, stavo vedendo un'altra cosa, perché oggi non ho fatto tempo a finire, ce n'erano due che mi interessavano, ora non faccio pubblicità perché non so se posso fare. Non è proprio una pubblicità, per tutto grazie, però insomma, e Nicola mi fa: guarda che c'è Bruno, che c'è la live, non è venuta la... chi ha detto? Laura? No, chi sa? Silvia? Laura non c'è. Ma Laura. Chi è Silvia? Chi è? No, scusa, con rispetto, non so, chi sto sostituendo io, scusate?
No, ci non stai sostituendo nessuno. Come ti dicevo, sei diciamo molto più bruttino, non ti offendere, di Silvia, però con Silvia la rifaremo. È chiaro che volevamo un contributo da un albergatore. Lei è un'albergatrice, quindi volevamo sentire la campana di un albergatore, cioè come percepisce questi metamotori, come li utilizza e qual è appunto la visione che si ha di questi metamotori, di questi canali di vendita, se vogliamo. Sì, comunque non ho avuto tempo di fare la barba. Una cosa però volevo dire, una cosa, perché io, cioè, ma questa, no? Ora, tornando alla domanda che ha fatto, che ha risposto Armando, ma disintermediazione. Cioè, io parlavo 2-3 anni fa, facevo tanti, io 4-5 anni che faccio un po' su LinkedIn, per chi non mi conosce, parlavo di disintermediazione, cioè parlavo molto, mi piaceva questa parola. Ora è a qualche punto di tempo che... No, la trovo... Non mi piace più, perché cioè questa è disintermediazione. Scusate, ora lancio una provocazione, ma è disintermediare questo? Perché parlavo con Bruno Cirillo, no, sì, con Sergio, e mi chiedevo, no, perché non lo so, ci sono varie ditte di consulenze, e ho detto, ma considerando il commissione, non a budget, ma a commissione, quant'è la commissione media? E lui mi ha detto dal 10 al 12 al 13%, no? E anche a budget, cioè già un 12% sarebbe già buono, no? Cioè un 12%, non so Armando, un 12% a budget, tirate le somme, un 12% ci metteresti la firma? Così, così. Non è male. No, la firma ci metterei. Dipende dove è la struttura, dipende da tante cose. Va bene, un 7, 8, 9, 8% firmeresti? Così, in generale, senza sapere, ti dicono, Armando, domani devi prendere 8%. Sai qual è la questione che a volte non è chiara? Che noi stiamo parlando di commissione su ogni singola prenotazione. Il lavoro in realtà non è tanto valutare la percentuale, che può essere più o meno alta, mi sta bene anche il 25% di commissione, se però mi porto un cliente che io riesco a fidelizzare o addirittura a fare le azioni di upselling e cross-selling. Cioè, quando nel marketing si parla di customer acquisition cost, l'hospitality ha uno dei customer acquisition cost più bassi di tutti gli altri settori. Il problema non è tanto quello, è acquisire un cliente, ma evitare che questo cliente, ogni volta che poi riprenoti, se riprenota chiaramente, gli vada a pagare ogni volta la commissione. Il problema è questo, prevalentemente. Scusami, allora, sapevo che arrivavi lì, e ti faccio un'altra... Allora, prima di tutto, finisco il discorso. La commissione mi ha detto, siamo intorno al 12-13%, no? Alcune attività di consulenza... Insomma, chi ti cura questa cosa, commissiona, anche te non paghi fisso, paghi solo, cioè paghi un fisso per la gestione annuale, e ti prendono un 12%, senza fare nomi, in generale, non è una critica la mia, perché capisco anche che, insomma, pagando solo la commissione è alta. E Booking ti prende il 15, oppure il 18, no? 15 se non sei, tra i preferiti, c'è un 5% di differenza. Aspetta, dopo vengo al tuo discorso. È disintermediazione questa, cioè va bene, non dai soldi a Booking, li dai a Google, a ditta di consulenza, cioè, questa è disintermediazione. Scusa, lo so, ti tocco nel vivo, giustamente, no? Però io mi chiedo, questa è disintermediazione, cioè è giusto usare questo termine, disintermediazione? No, seconda provocazione, e vengo al tuo discorso, cioè io, secondo me, si dà per scontato, no? Che quello è cliente Booking, no? Io sento, quello è cliente Booking, quello è cliente Expedia, quello è cliente, no? Come dire, quello è Booking, lascialo per... Ma cioè, non è che il cliente Booking è Booking e sarà Booking tutta la vita. Cioè, quel discorso di fidelizzazione, soprattutto alberghi al mare, io parlo di situazione al mare, uno ti prenota una settimana su Booking, perché discorso business, alberghi business, allora sì, ha già più un senso dire quello è Booking, quello deve prenotare tanti alberghi all'anno e va sempre su Booking perché c'è il programma, ma al mare è diverso, uno ti prenota una settimana su Booking, ma non è cliente Booking, no? Cioè, vuol dire, la fidelizzazione noi, cioè, la puoi fare anche, cioè, non è che se fidelizzi solo il cliente diretto,
come dici te, dici vabbè, pago il 20, però è cliente mio, non è di Booking. Anche io su questa cosa, cliente mio, cliente tuo, cliente Expedia, è una provocazione, fino a un certo punto. Non è che, cioè, io non la vedo, no? Perché poi arrivi al cliente, ripeto, albergo al mare, con un periodo di soggiorno un po' più lungo, alberghi di business magari è diverso, ripeto. E io questa cosa qua, no? Ho costo di acquisizione, costo crudo della prenotazione, costo vedendo in prospettiva, no? Il discorso che facevi te, no? Non lo so, non mi convince al 100%. Cioè, sei a favore di un'intermediazione consapevole, fondamentalmente. Ma sì, cioè non quella, sì. La vera risposta è questa. Cioè, la vera risposta non è la disintermediazione, non è la commissione. È una intermediazione consapevole. Questa è la risposta che devo darti ed è quella che mi sento di darti. Perché qual è la questione? E questo mi sono d'accordo con te, che l'albergatore a volte ha questa mania della disintermediazione estrema, ok? E non perde il controllo sul costo di questa disintermediazione. Ed è un problema reale, tra l'altro, eh? Cioè, nella consulenza effettivamente si verificano queste cose. Quindi, scusa, io li chiamo disintermediatori integralisti. I talebani della disintegrazione, che esatto. È proprio per il principio, poi paga anche il 30, però, e poi il cliente poi non li vedi più. Però poi quando molli tutte le campagne, dopo prenota su Booking, però. Scusami. Sono d'accordo con te. Il lavoro, secondo me, che poi, ripeto, una disintermediazione totale non esisterà mai, perché da qualche parte queste persone devono venire. Quindi delle attività dobbiamo farle, una mail dobbiamo mandarla, un social dobbiamo gestirlo, sono tutti i costi. Quindi comunque è tutto intermediato, se vogliamo dirci in maniera molto chiara. Cioè il walk-in, anche il walk-in è intermediato. Da qualche parte ci avrà visto questo walk-in, no? Magari ci ha scoperto su una ricerca su Google, col cellulare, in qualche maniera. Quindi mettiamoci fuori dal contesto che gli ospiti sono tutti diretti, arrivano da noi sfogliando le pagine gialle o camminando così per caso, non c'è più questa roba qua. Quindi questo è il punto uno. Punto due, ogni cliente costa, ogni cliente che mi arriva in struttura per me c'è un costo di qualche tipo, può essere un costo reale della commissione, una parte finanziaria immediata della commissione che pago, il costo delle campagne, il costo di altre cose, può essere un costo più nascosto, no? Il blog post, quindi produco i fantastici contenuti per il mio fantastico blog dove racconto le 7 cose da fare o i 7 piatti imperdibili che il cliente non può perdersi della mia città, cosa fantastica, c'è un costo invisibile di produzione di quel contenuto, SEO, ottimizzazione, social, tutti i costi invisibili, no? Quindi il vero segreto è trovare l'equilibrio distributivo, trovare il giusto rapporto che c'è tra il mio mercato principale della mia struttura ricettiva, e qui parliamo del marketing strategico, chi mi segue un po', fa i miei corsi, lo sa che io batto un po' su questo aspetto, cioè capire chi è il mio target, come si comporta, creare gli user personas, quali sono i suoi interessi, quali sono le sue passioni, dove vive, cosa fa, quindi entrare nella mente del mio cliente, capire qual è il mio mercato, e lì devo andare a presidiarlo per ottenere clienti diretti, per ottenere ospiti diretti, sempre controllando il costo, ovviamente. Sui mercati marginali, quindi sono albergo in Romagna, benissimo, il mio target è Family Nord Italia, benissimo, lì devo andare a fare le attività di web marketing per ottenere ospiti diretti. Su tutto il mercato marginale, l'americano che per caso arriva in Romagna, il giapponese, il sud Italia che magari non viene da me e per caso qualcuno ci capita dalle OTA, lì devo utilizzare in maniera intelligente il potere enorme che le OTA hanno in termini di visibilità sui vari mercati, in termini di gestione del cliente, altra cosa che non si considera mai. Quindi l'OTA mi offre un servizio anche molto valido, se vogliamo dirci onestamente, per raggiungere mercati che io come singola struttura non potrei mai raggiungere in termini di investimento. Quindi le OTA vanno sfruttate in maniera intelligente per raggiungere segmenti di mercato che non sono quelli miei principali. Sul mio mercato principale devo spingere la prenotazione diretta, ma devo essere poi bravo a fidelizzare l'ospite, se l'ospite è fidelizzabile, no? Cioè, che arriva da me una notte e poi dice ciao, non ci vedremo mai più, ok, amen e buona serata. Eh sì, diciamo che il concetto molto chiaro, molto, molto giusto è sulla visibilità e mix di distribuzione, cioè più sei visibile più hai opportunità di essere prenotato, ma dove vuoi essere visibile, cioè come diceva lui, quali sono effettivamente i canali che ti interessano di più e che ti portano maggiori clienti, che pagano di più, cancellano di meno e ti costa acquisirli molto di meno. Quindi avere
un equilibrio tra queste cose è quello a cui si punta sempre e si cerca di ottimizzarli al meglio, ecco. Fondamentalmente è questo. Giunto giusto qualcosina. Agostino ci dice, beh, anche con il messaggio push, rifacendoci lì ai no show di prima, ci potrebbero essere problemi. Uno potrebbe dire di essere in struttura quando non è vero. In fin dei conti, se fanno recensioni false su posti in cui non sono mai stati, non vedo che problema avrebbero a cliccare sì su un semplice messaggio push. Un'altra via potrebbe essere per Google creare una connessione ponte con la rete Wi-Fi della struttura. In questo modo, se un ospite non è in struttura, non potrà conoscere la password. Questo sì, è un po' borderline. Utilizzerei anche uno dei radar della NASA per fare uno zoom per vedere se effettivamente è in struttura. Poi abbiamo Cristiano, mi pare. Ah, Massimiliano, perché qui non mi porta i nomi, che ci dice costo in percentuale prenotazione con Google Ads in termini percentuali 7-8%? Scusa, Google Ads o Hotel Ads? Google Ads. Paper, Google Ads dipende dalla tipologia di campagna, chiaramente, no? Se fare campagne brand che hanno un costo, diciamo, basso, anche può anche arrivare all'1%, posso fare campagne mid of the funnel, posso fare campagne top of the funnel. Dipende dal tipo di campagna che faccio, ovviamente, da quanto budget ci metto, dal tipo di struttura, dalla stagionalità, dall'acquisto medio, cioè sono tante le cose. Ma anche a che stadio è, cioè di maturazione la struttura? Se è una startup, ci sono delle logiche, se è già da 3 anni sul mercato ha lavorato bene, ci sono tutte altre logiche. Per questo, purtroppo, noi diciamo sempre dipende. È così, se è una struttura balneare, ha altre logiche, se è a centro città, cioè. No, non si può purtroppo utilizzare una percentuale. Un albergo di startup che stiamo seguendo ha oltre di costo di marketing su Google, ha oltre il 25% sul prenotato. Però è uno startup, quindi in quel contesto lì ci sta in questa fase spendere un po' di più sul marketing. Un albergo consolidato che è un brand che ha degli ospiti fedeli o meno, è chiaro che vado a ridurlo a 7, 4, 5, anche 1% si può arrivare a volte. Dipende da tantissime cose. Eh sì, dipende come hai lavorato appunto dal momento della startup fino ad arrivare al livello di maturazione, ma se sei in città comunque difficilmente arriverai a quel livello perché il turnover è così ampio, così veloce, così che fai fatica ad arrivare all'1%, poi magari Armando ce l'avrà sto, ma io sulle città d'arte è molto complicato. Difficile, molto complicato. Vediamo Massimiliano, se poi sul Booking Engine aggiungo un più 10, più 15 euro e continuo a ricevere prenotazione da Booking, a questo punto non è forse meglio che il cliente vada sulle OTA? Io non rispondo, sto zitto. Mi passo la palla a Luigi. Non ho capito, stavo... Luigi? No, stavo vedendo se il mio informatore mi diceva qualcos'altro di intelligente da dire, ma non... Dai, no, dai, salutami. Salutami Nicola, perché sono le 7:10, abbiamo pure sforato un po' alla grande, però direi che... Posso dire una domanda veloce a voi due. Noi abbiamo parlato del prezzo da mettere su... Cioè, come mi comporto con la tariffa? Con la tariffa, cioè... Vai Bruno, booking, tutta per te. OTA o sito diretto, no? Perché se io devo già pagare il 12% a Google... Cioè, cosa fa? Sul mio sito metto una tariffa più bassa? Non so se è una risposta che si può dare velocemente, altrimenti... No. Io dico che dobbiamo organizzare un'altra diretta, però se tu da lì lo stai mandando sul tuo Booking Engine, sei già sul tuo sito diretto, quindi come fai? Come fai a... Voglio sapere, ma poi te sul tuo sito diretto... Che tariffa metti? Cioè, se impariti con... Devi mettere una tariffa in parità con le OTA? Devi mettere una tariffa più bassa perché magari il tuo sito diretto? 10% di meno? Di solito io sono quasi sempre per la parity, ma offrire servizi, più servizi. Io molto spesso, anzi quasi nel 90-100% dei casi, sono per la parity. Però per chi prenota diretto... dare qualche vantaggio in più, può essere il parcheggio, il minibar,
qualsiasi il transfer dall'aeroporto per alcune prenotazioni più lunghe. Insomma, ci sono tante... Però sì. Scusami, dopo quando uno va a vedere sulla finestra di Google, scusami, è Google Hotel AdWords, no? C'è la finestrina, no? Te vedi camera standard 100, sito ufficiale, giusto? Booking camera standard 100. Potresti avere... Non prende la tariffa Genius, giusto? Tariffa Genius, tariffe geolocalizzate, non le prende Google Hotel AdWords. Ma c'è poi ci sarebbe mobile, ci sarebbe con colazione, senza colazione, di solito prende la tariffa più bassa che tu hai, quindi potresti paradossalmente mandare quella senza colazione che non hai sulle OTA, cioè se proprio vogliamo fare border, qualcosa di borderline, ci sono tanti modi, tanti metodi, però anche lì vanno presi caso per caso. Se tu dici sì a parità di tariffe, parità di prezzi eccetera, magari se non riesci a differenziare le tariffe in nessun modo potresti andare in disparity, ma ti ripeto, ci sono mille modi per poterlo fare, quindi sì, perché, però se te hai dei servizi aggiuntivi, no, cioè il cliente non lo legge dalla finestra, dalle campagne, cioè se te dici ok standard 100 c'è una domanda, no, perché sì. Standard 100, Booking, SPA, 100, giusto? In quindi quelle campagne lì non è visibile, poi se l'utente decide di cliccare lo troverà del Booking Engine. Quando va su Booking Engine c'è scritto, però deve schiacciare, certo, per vedere i servizi aggiuntivi, quindi il cliente da l'ospite, scusa perché mi hanno detto che si dice ospite, non si dice ospite. L'ospite, l'eventuale ospite, quando legge non vede, cioè vede 100 100 100, e quindi sai che non sono convinto che non si può parzialmente personalizzare, perché alla fine si parla di snippet, quindi io penso che anche lì sia in qualche modo personalizzabile, del tipo se tu inserisci compresa colazione sugli altri non ce l'hai, per esempio. Si può inserire qualcosa. Qualcosina si può inserire. Quindi ti dà cose brevi, però transfer incluso, per esempio. Cioè questa possibilità da te la dà per offrirti anche il vantaggio di comunicazione. È chiaro che, ripeto, va studiato, ma si può fare. Se può fare. Dai, grazie Luigi. Comunque vedo che appassiona tanto questo tema, dobbiamo fare un'altra diretta su questi argomenti. Sì, dai. Beh, ma chiamate uno che sa di che dice, però qualcuno mi chiamate, ora è stata una cosa improvvisa. Insomma. Improvvisata? No, davvero, grazie per il supporto. Grazie a tutti anche quelli che ci hanno seguito fino adesso, ripeto, abbiamo un po' sforato, però... abbiamo cominciato con un po' di ritardo, quindi ci stava. Ci vediamo settimana prossima e vi auguriamo buona serata. Ciao a tutti. Ciao. Grazie. Ciao.